Oggi si festeggia Sant'Ambondio, il diplomatico diventato missionario della città di Como. E proprio al santo vescovo di Como, Abbondio, si è ispirato Alessandro Manzoni mentre dava il nome al parroco pusillanime dei Promessi Sposi. Scelse come nome del curato appunto Don Abbondio, rifacendosi al santo più conosciuto sulle rive del lago di Como, luogo nel quale si snodano le storie da lui romanzate. Ma al nome non equivalse la statura, perché il vescovo di Como era un uomo davvero coraggioso che ha saputo combattere le eresie e impegnarsi per l'evangelizzazione e la conversione dei pagani, raggiungendo lo spessore spirituale che lo ha portato a raggiungere presto la gloria degli altari. Abbondio, dicevamo, è il protettore della città di Como, dove nell'anno 449 era stato eletto quarto vescovo della cittadina lombarda, succedendo al vescovo Amanzio, con il quale aveva alacremente lavorato, coadiuvandolo nell'esercizio del suo ministero. La sua origine è un po' incerta, anche se una tradizione, a motivo della sua conoscenza del greco, lo vuole originario di Tessalonica, l'attuale Salonicco. Dopo la nomina a vescovo, Abbondio non esercitò subito il suo ministero episcopale nella diocesi a lui affidata, poiché venne inviato a Costantinopoli presso Teodosio II da Papa Leone Magno nell'anno 450. E venne inviato a guidare una delegazione pontificia formata da Asterio, vescovo di Capua, e dai sacerdoti Basilio di Napoli e senatore di Milano, con il compito di sedare il conflitto dottrinale suscitato dalle controversie provocate dall'eresia del vescovo Nestorio e dell'archimandrita Eutiche riguardanti le due nature di Cristo, ossia la natura divina e la natura umana. Infatti, l'anno precedente, ad Efeso, si era tenuto il noto concilio, passato alla storia come latrocinio, che aveva approvato la dottrina monofisita, ossia quella che ammette l'esistenza di una sola natura divina in Cristo Gesù del monaco Eutiche di Costantinopoli. Precedentemente il Papa si era già opposto a Eutiche, inviando al vescovo di Costantinopoli Flaviano una lettera nella quale esponeva la corretta dottrina cristiana, secondo la quale le due nature, ossia divina e umana, sussistevano nell'unica persona di Gesù Cristo. Un'impresa difficile, quella di Abbondio, e ancora più urgente perché si trattava di ricomporre l'unità nella Chiesa, dilaniata al punto che alcune autorità ecclesiastiche divennero vittime di aggressioni anche fisiche, come accade al patriarca Flaviano di Costantinopoli, seguace dell'ortodossia, che durante il concilio venne picchiato sacrosantamente fino a morire. Intanto era morto Teodosio ed era salito al trono Marciano e Pulcheria, ambedue rispettosi della missione pontificia. Santo vescovo di Como ricevette una buona accoglienza dalla corte imperiale e riuscì a riunire a Costantinopoli un nuovo concilio che condannò l'eresia di Nestorio e di Eutiche. Dopo aver letto il documento papale, i padri conciliari e poi tutti i metropolitani orientali, compreso il patriarca Anatolio, eletto per sostituire Flaviano, sottoscrissero la lettera papale che dichiarava eretica la dottrina di Nestorio. Il successo della missione ha fatto di Abbondio un personaggio davvero di grande rilievo. Al ritorno dall'Oriente, Abbondio si fermò a Roma, dove venne ricevuto dal Santo Padre, il quale, sull'onda del successo dell'impresa costantinopolitana, gli affidò un nuovo incarico,
quello di consegnare una lettera a Eusebio di Milano affinché si convocasse l'Episcopato regionale per prendere posizione sulla dottrina cristologica. In quella occasione si dovevano invitare i vescovi a sottoscrivere il documento papale di carattere dogmatico detto Tomus ad Flavianum, per far condannare la stessa eresia eutichiana e nestoriana anche ai vescovi milanesi. Abbondio accettò l'incarico e anche in questo caso la sua missione ebbe un gran successo, ottenendo all'unanimità la sottoscrizione del documento papale. Dopo le difficili missioni dottrinali, Abbondio si dedicò alla diocesi comasca, impegnando tutte le sue energie nella conversione dei pagani al cristianesimo, specialmente nelle zone di montagna vicino al confine dell'attuale Svizzera. Si adoperò per la restaurazione degli edifici di culto, quasi completamente rasi al suolo durante le invasioni barbariche ricordate di Attila, passato alla storia appunto come il flagello di Dio. Tra le chiese da lui fondate, la chiesa di Sant'Eufemia, sull'isola Comacina, per custodire le reliquie della Santa, Santa Eufemia appunto. La sua morte è avvenuta nel giorno di Pasqua, ma la sua festa è stata trasferita al 31 agosto, appunto oggi, onde evitare la coincidenza celebrativa con i riti pasquali. Il corpo di Abbondio è custodito sotto l'altare maggiore dell'antichissima basilica a lui dedicata. E allora nella sua festa noi rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. Aiutami, o Signore, aiutami a guardare a lungo la notte, così che possa scoprire quanto sono numerose le stelle. Aiutami a guardare al di là dell'impossibile umano, ove comincia il tuo possibile. Aiutami a non aver paura del male, pensando al bene che esiste, anche se non sempre si vede. Più sono debole e più sono potente, perché quando c'è meno posto per me, c'è più posto per te. Dammi una mano, o Signore, perché io possa guardare con speranza i germogli di vita, che ogni giorno si aprono nel mondo, perché io possa camminare sulle strade della speranza cristiana, per essere umile dispensatore della tua parola che salva e redime anche i più delicati sospiri del mondo. Amen.